Molto tempo mi ha spaventato a morte, quindi mi impegnerò al massimo perché non voglio che il mio tempo scada. Ho ancora una vita da vivere. Ci metterò tutto me stesso. Vediamo se funziona tutto. Ok. Un po' a scatti, non so per quale motivo. Questo non serve. Questa roba non serve. Alleggerito un po', direi di poter continuare per l'appunto. Metroid. Ok. Allora. Sono mai andati. Oh, cacchio. Il contenitore appare identico a quello utilizzato sulla fregata di ricerca di prati spaziali. Il materiale che fuoriesce dalle lamiere distrutte, fortemente tossico. Potrebbe trattarsi dei Phason usati dai prati spaziali nei loro esperimenti biologici. Non ci sono creature marine. Avrei voluto vedere. Ah, raggio gelo. Allora è inutile che vado di qua. Ok. Importante saperlo. Ok. Ci siamo andati, ora proviamo ad andare di là. Vabbè, per ora non serve andare di là. Ok. Il discorso è che io devo ritornare dove c'era il ghiaccio. Tornare a Fendrana, giusto? Sulla croce di taglio. Rovine Ciozzo. Grotte Magmor. Fendrana, ok. Era di qua? Vedi di partire.
Ok. Hello, it's me looking for... Aspetta che... Aia. Ok, così. Facciamo un attimo una cosa probabilmente più veloce, che schifo. Tra. Ho appena iniziato. Sono andato via da Talon per ritornare a Fendrana. Quindi sto facendo il percorso che abbiamo fatto l'ultima volta, sostanzialmente. Non mi ricordo se è giusto di qua. No, non credo sia giusto di qua. Però... Ah, forse questo è quello dove non potevo andare, c'era andato. Sì. Ok. Perfetto. Sì, no, comunque le clip a posto. Stavo un attimo smanettando, pesano un po', come immaginavo. Pesano un bel po', quindi vuol dire che la qualità è buona. Aspetta, perché io mi ricordo che avevo fatto un'altra strada per andare all'ascensore. L'ascensore è per Grotte Magmor, quindi devo tornare indietro di qua. Ok. Cioè, tutto il contenuto pesava tipo 9. Però, no, cioè, buono così. Ci lavorerò molto velocemente dopo, almeno sul primo. L'unica cosa è la luce, un po' scarsa. Vabbè, la ritocco io, non è un problema. Però appunto, non... un po' buino. Qua. No, vabbè, no, non è quello. No, non Talon. Qual è quello di Magmor? Allora, scusami, l'ascensore. Ah, era di qua. Ho sbagliato io. È l'ultimo a destra. È il percorso quello originale, quindi. No, dico solo per la luce. Servirebbero quelle di bianca. È molto utile. Con quelle bianche si va sul sicuro. Perché rende tutto più, come dire, omogeneo. Però va bene, cioè. È normale. Però va bene, cioè. Nel senso, l'importante è mostrare le cose. Poi mi ha dato io zoom, mica zoom, se non sapete fare. Ta. Ah, non posso farlo perché da questo io sono caduto. Sì, perché... Ah, no, aspetta. No, non posso raggiungerlo, devo fare il percorso base. No, che fastidio. Sì, perché quello lì è quello solo di uscita. Da qua non serve. Talon. Quindi... No, mi dire che è il percorso lungo. Grotte Magmor. So, è il percorso lungo. Cazzo, odio ste robe qui di backtracking a caso. Ecco, queste cose qui io le eviterei molto velocemente. Cioè, nel senso, non è backtracking voluto, backtracking obbligatorio di trama. Quindi era giusto di qua, perché mi ricordavo che il percorso era di qua. Però questo ti obbligano perché quella lì è una shortcut di uscita.
da lì cadi, quindi non ci puoi fare nulla. Quindi se io vado di qua, ci arrivo? Sì, ok. Quindi è giusto di qua. Ok. Eh sì, ti obbligano un po'. Però va bene, cioè. Non è neanche troppo lungo. Però e sbatti, quello sicuramente. Mi ricordo, devo saltare fino a sopra per andare di qua. O bastava andare di là? Ah, mi sa che basta andare di qua. Anche perché lì avevamo tolto il veleno. Stazione di salvataggio sulla destra. Forse non l'ho neanche mai aperto. Sì, non avevo mai aperto. Strano. Ah, forse era quella che l'altro giorno non trovavo. Mi è arrivato... ma arrivano sempre un po' in ritardo. Questo problema esisteva anche 4-5 anni fa. Sempre della gente che seguivo, che è quella che ti dicevo. Anche a loro ogni volta dicevano sempre, ma non... C'è metà della gente in live che dicono che non è arrivata la notifica. È un problema esistente da 5 anni fa. Sì, poi adesso vado di qua e poi di qua. Ok, perfetto. Ah, quindi non è di qua. Ah, ok. Ok. Quindi devo fare il giro di... Quindi di qua. Oh, ah, questo era solo per sbloccare il potere, mi pare. Era la roba cioè non opzionale. La strada comunque principale è quella dell'albero. Che è dritto davanti a me, ma in alto. Quindi è il percorso che si sblocca con i... Con i glifi lì, con i simboli. Ho detto glifi perché mi è venuto glifi. Però con i simboli, sì. Ok. Lo so, è sempre stato un problema di Twitch. Però vabbè, fa niente. Figurati i subscriber addirittura che si abbonano e gli arriva dopo. Non è questo il caso. Sì, comodo non è. Ok, perfetto. Aia, che botto. Vabbè, neanche tolto, neanche tanto, ma tolto. Poi sì, me ne occupo io comunque, per me non è un problema. Solo sbatti che ci devo lavorare in maniera un po' più peculiare, perché va a togliere quell'imperfezione, che è tranquillamente comprensibile. Assolutamente va bene. Scusa, io come arrivo adesso all'ascensore? Questa è la strada del boss. Ma... Non ho capito. Ah, da qua! Ah, ho sbagliato io doppiamente. Perché questa qui era la stanza del boss. Quindi giustamente non ci si può più andare. Ok. Ho sbagliato io. Qua mi sto solo confondendo io per la strada, perché voglio fare... veloce anche per fare le robe dopo, quindi no è giusto. Dovevo ho sbagliato strada io. No, non è che sia il contrario, è che è, aspetta, no, non è questa qui, è questa qui, sì, questa qua di destra. Questa qua, che è l'altra porta. Vai. Siamo. Sì. No, aspetto. No, mi sto confondendo io, attenzione. Ah no, devo andare in questa di sinistra. No, però lì ci vuole il raggiondo. No, scusa, allora io come raggiungo? No, quello è Talon. Aspetta, mi sto perdendo io. Aspetta, mi sto perdendo io. Allora.
Di qua però, scusami, e io come lo raggiungo l'ascensore? Scusa, se faccio sta strada qui. Ah no, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto. È giusto. E no. E no, quella lì è quella da dove si cade, è quella da dove arrivo io. Perché qua è la strada base. Ma scusa, allora come ritorna in quella zona? Eh no, c'è qualcosa che non quadra allora. Deve trovare un'altra strada, però attiva con il super salto. Perché qua c'è il raggio onda. Aspetta, lì c'è uno spazio che non ho mai esplorato. Questo è Talon. Aspetta, 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 aspetta. Allora, il discorso è che io devo arrivare all'ascensore per Magmor. Per Magmor posso arrivare da qua. Vivaio, tunnel, ingresso del vivaio. Ok. No, allora è giusto. Ah no, allora è giusto, allora è giusto. Devo tornare nella strada principale e andare dal vivaio. Mi sto perdendo. Perché devo utilizzare un'altra strada. Perché quella lì è quella da dove sono arrivato io, dove si cade. Per poi andare a prendere il potere. Io adesso devo attivare l'altra strada. Questa di qua a sinistra. Aia. Questa qui. Che probabilmente magari ha dei pezzi in cui appunto devo saltare in alto, eccetera. È una strada probabilmente nuova. No, no, è quella classica. Eh no, però mi sa che appunto ci sono questi punti che forse posso raggiungere adesso. Oh, e dai. Ecco. Innanzitutto ci facciamo un bel salvataggio. No, non credo serva un altro potenziamento. Adesso mi serve il potenziamento per andare avanti nella torre, nella zona del ghiaccio. Quindi in realtà è giusto. Solo che devo fare una strada alternativa, tra virgolette, dove magari già devo usare il potere. Capito? Quindi devo fare un altro pezzo. E infatti, se io adesso vado in sto pezzo qui, vedi, allungo tantissimo, però ci arrivo. E questo portello probabilmente nella sala totemica ci possa arrivare perché ho il salto. È la terza strada per arrivare a Magmor. È obbligatorio perché a Fendrana ci arrivi solo da Magmor. Piccola pecca, però vabbè, perché in realtà si dovrebbe creare un altro ascensore che da Talon mi permetta di arrivare alla Fendrana, invece no, devo sempre passare da Magmor. Parkour, che parkourista. Via. Veloce, veloce, veloce. Che se no non riusciamo a fare roba nuova. Che cacchio. Quindi domani, belli carichi per domani. Ok. Perfetto, qua dove si appunto si otteneva la morfosfera la prima volta si dovrebbe arrivare a Magmor per l'appunto. Oh là. Adesso sto pezzo già mi è più familiare. Eh sì, dobbiamo scriverci dopo un attimo. Oh là. Che fatica, che fatica. La terza strada ho dovuto. Le ho provate tutte, tra l'altro, perché non potevo ricordarmele. Perché non pensavo che nella strada del boss fosse occupata. Perché su Fusion sta cosa qui non c'è. Le stanze del boss ci ripassi. Per quello. Quindi. Oh là. Adesso dobbiamo affrontare Magmor. Che due palle. Aia. Mi sono fatto male alle giunture. Non vedo nulla, nulla. Ok. Salviamo un attimino qua. Così anche nel gioco non ho quelle monocore senza che mi dia problemi. Chi non mi piace come boss? Salviamo anche quelle monature che non si sa mai. Aia. Aia.
No, devo ripassare dei scarabelli, quei cosi. Sì, vabbè, segu. Ciao. Cacchio. Ho fatto lo sgaggio e ne ho pagate le conseguenze. Come in Dark Souls. Fai lo sgaggio un attimo in una zona e ne paghi subito le conseguenze. Chissà se ci sarà la gigabomba. Sono curioso di vedere come si vede nel 3D, diciamo. Porca ma... Scusate, stavo un po' esagerando. Sono seriamente spaventato. No, Magbury intendo come zona. No, non è un boss. È la zona così del... Ma che un po' mi ricorda una zona di Super Mario 64, quella dei cubi che rotolano in cui devi entrare per poter andare oltre. Che era appunto una zona puramente di lava. C'è una zona di Super Mario 64 che è identica. Cioè, basata sulla lava. Questo è il momento di aggro suo. Via. Vedi che all'andata è più facile. Al ritorno no, perché li becchi tutti e tre. Via. Dobbiamo farlo velocemente. Aspetta. Sinistra, vero? Sinistra, sinistra. Perché Magmor alla fine è sottostante, cioè praticamente Magmor è un gigantesco tunnel che ti porta a Fendrana, che collega una parte all'altra del pianeta. È come quando si dice sempre scavo per arrivare in Cina, cioè dall'altra parte del mondo. È la stessa identica cosa, perché passi sotto per arrivare dall'altra parte. E che palle che mi incastro con la testa, sono alta. E sì, parlo al femminile perché sono un personaggio femminile. Quindi diamo un attimo di roleplay, di interpretazione. Va bene, siete bravissimi. Aia! Adesso. Sto sbagliando leggermente io. Aio, aio, aio. Voglio farlo veloce, non voglio perdermi troppo tempo con i nemici perché non finisco più. Voglio almeno arrivare a Fendrana subito. Utilizzare l'astro salto qui. Allora, sì, perché devo continuare a salire per poi andare di là. Come l'ho schivato che non lo stavo neanche vedendo. Sono mago. Ma scusa, ma io arrivo da là. Aio. Ah, giusto, perché devo arrivare di qua. Ok, ci sono. Perfetto. Via. Mica pro player, veramente. L'ho schivato non so come, come se ho fatto all'indietro col corpo proprio. Come fai tipo nelle arti marziali, no? Che fai quel tipo passettino all'indietro con col petto per schivare, fare la schivata figa. E lo guardi che ti passa davanti. Ho fatto quel tipo di movimento col corpo. C'è l'acqua o qualcosa dietro, per favore, grazie. No, basta, non mi spammare si sbicco. Sì, si sbiscotto, come parlo. No, ti ringrazio davvero. Ah. In realtà non è neanche abbastanza, avrà ancora sopra. Oh, mamma mia, che paura. Sai che le bottiglie si usano per fare gli scherzi? Le si mettono tipo dietro l'orecchio per far finta che ti si rompe il collo. Si mette qui dietro, fanno tipo gli scherzi, tipo le candid camera. Dove tipo magari uno parla, fa così, gli si gira il collo e fa il rumore della bottiglia. E sembra che si E rompa come il le collo. vestite Ma in generale, tipo candid camera, così in TV. Fanno sempre quel tipo di scherzo così, dove mettono oggi? la Qualche bottiglia scherzo avete dietro. fatto che a me la prima? No. Per fortuna. Non mi piacciono quelle robe là. Manca mia. Ecco, perfetto. Ma neanche Halloween. Cioè, Halloween mi piace l'atmosfera e tutto, ma non mi piace il dolcetto scherzetto. Ma dipende, se contestualizzata bene, sì. Anche perché sarebbe una festa inglese del 1800. Però. Oh, mica che bello che sono già arrivato qua. No, aspetta, aspetta, fammi fare il salvataggio prima che faccio delle cappellate. Eh sì, infatti, neanche a me. Magari è per quello che non c'è nessuno in live. Ehe. Oh, scherzo, ci mancherebbe. Era una battuta. Dai, Carnevale è un'altra roba. Potrebbe aver capito.
appunto, appunto, per scegliere aprile Non mi invece. piace vestire il maschio che spinge, che fa. No, quello è. Vabbè, ma il pesce d'aprile alla fine sono solo le prese in giro. Fondamentalmente quello è il pesce d'aprile. Perché c'è magari qualcuno che ammazza la gente. Allora, visto che adesso possiamo andare subito, devo fare così. Ecco, mannaggia al tuo creatore. Quel giapponese che ti ha creato. Piano, così scatti. Oh mio, ho dovuto pure calibrarlo il salto perché sennò mica ci arrivavo. Oh, che bello, non ci ho neanche messo tanto. Meta live. Sì, mi ha spaventato quel cretino. Una sorta di cordite, logora ed erosa. Individuata la presenza di una conduttura elettrica dietro la statua. Molto bene. Cacchio, di nuovo sti cosi di odio. Aspetta, però devo muovermi perché questi io li attiro fisicamente. Perché è comunque la tuta, gli spari sono comunque energia e loro sono attratti dall'energia. Sono dei nemici inediti, tra l'altro. Non sono mai comparsi. Analizzato attività predatoria. Aumento di predatori. Fendrana. Proprio nella zona. La cappella dei saggi. Intrigante, però non posso andarci. Perché serve un raggio onda. È cambiata la musica. È cambiata la musica. Ho l'ansia. E la paura nel mio corpo. Cos'è sta roba? Che è sto schifo? Parassita di ghiacci. Creatura dotata di un guscio esterno di cristallo. Parassiti sono creature molto resistenti in grado di adattarsi perfettamente a qualsiasi condizione. Ma tipo quelli. Non sono come quelli di prima. Quelli di prima avevano bisogno del missile per essere esplosi. Per sconfiggerli, mettiamolo così. Per ucciderli è brutto, non mi piace. Anche se è vero. Però è brutto. E sono nuovi, questi qua li inseriti nel database, sono nuovi. Sono parassiti questi qua. Nell'arco di tre generazioni i parassiti dei ghiacci sono un perfetto esempio di questa duttilità. Bello come termine. Essendosi ambientati senza difficoltà ad un clima così freddo, sono onnivori e possono sopravvivere in condizioni ambientali proibitive per la maggior parte degli esseri viventi. Però questi mi sembrano frangibili, vedi? Quelli sono diversi. Quelli sono i. La cristallite. Questo proprio hanno un cristallo sulla schiena e quindi sono molto più resistenti. Mentre invece questi altri nuovi sembrano molto più fragili. Sono nemici normali, diciamo. Io mi tolgo dalle balle dal predatore perché abbiamo visto che è molto difficile affrontare. Io di solito non mi tiro mai indietro, ma anzi. Eh sì, infatti questi vanno giù che è una goduria. Anzi, servono per ripristinare pure vita. Buttala via. Ah, ecco, mi sembrava che non ci potesse andare. Oh, l'astro salto comunque penso sia uno dei poteri più importanti e più belli. È quello che ti toglie metà dei problemi in Metroid. Puoi dire la morfosfera, quello che vuoi, ma l'astro salto è quello che ti risolve metà del gioco. Per me, eh. No, beh, di cacciatrice fai fuori, diciamo che sì. Sì, è vero. Sì, beh, metà del gioco lo fai fuori solo con l'astro salto, perché comunque è un gioco movement, di movimento, non è tanto di enigmi. Quindi che non siano portelli con i laser, con i nuovi spari o i missili, alla fine tutto il resto è movimento. E il movimento lo fai metà col salto, cioè si vede anche adesso. Ti risolve metà delle situazioni. Poi vabbè che siano upgrade della morfosfera sono degli applicativi, ma solo il salto ti fa metà gioco, secondo me. Infatti, cioè, anche in Fusion, Madonna, dopo l'astro salto fai tutto. Perché dopo non c'è un altro potenziamento del salto, l'unico potenziamento è l'attacco a vite, quello che ti permette di ruotare e continuare ad andare in aria. Che sarebbe diciamo l'astro salto, questi sono gli stivaletti che ti permettono il salto più in alto. Però già fino a lì e poi arrivi a metà gioco letteralmente con il movimento. Perché poi, vabbè, in Fusion la morfosfera non ha applicativi in più se non le bombe. Però gli altri sono raggi, raggi e tute. Ma a livello di movimento l'astro salto è tutto. Cioè, secondo me, l'astro salto, comunque il potenziamento del salto in generale. Anche perché poi è difficile muoversi, eh. Cioè, si è visto anche adesso. Il busto di un architetto Chozo. Non ha alcuna crepa. Ah, però era importante perché era rosso. Vediamo questo. È un architetto, tra l'altro, ha detto. Di un filosofo, che bello. Io voglio sapere di più, però. Ho la paura qui dentro. Cosa succede? Il piedistallo è circondato da uno strato di ghiaccio. L'acqua che l'ha formata è sgorgata dalla bocca della statua. Quindi devo chiuderla.
Sì, ok, posso. Io salvo. Sono abbastanza inquietato. È come se... Perché cambia colore? C'è della lore? No, qui devi fare qualcosa, secondo me. La porta è adornata dal busto di uno sciamano. Sulla sua fronte sono scolpite le parole: "Trova il mio gemello in questa stanza se vuoi oltrepassarmi". E io dicevo di enigmi, però appunto è un enigma relativamente semplice. Abbiamo detto che è uno sciamano. Beh, ci sarà magari un'altra... Madonna, se sei inquietante visto da qua, eh. Messo. In questa stanza c'è il suo gemello. Sciamano. Guerriero. Sciamano. È fatto di solforite e presenta numerose crepe. Vedi, perché normalmente in realtà ci sarebbe anche il salto da morfosfera. Qui il salto è tradotto come turbo. Cioè, il tasso è quello, quindi è per quello che c'è il potenziamento turbo. Che però, come vediamo, non usiamo praticamente mai. Una cosa che infatti a me non piace. Non mi piace granché il potere del turbo, perché non lo trovo tanto sensato o poco difficile da applicare in un gioco del genere. Beh, magari è un mio pensiero, ma sicuramente è più una roba mia. Ma giustamente sono qui anche per dire la mia. Ah, si rompe con più colpi. Intrigante. Non l'avrei detto. E poi sono quelle che si riformano, classico. E noi andiamo di qua. Come prima. Ops. Lo so. Perfetto. Ottimo, stiamo andando avanti decentemente. Tan 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 tan. Fammi vedere. Raggio onda. Come? Il raggio onda che di solito è l'ultimo me lo danno subito? No, anche perché sono obbligato per tornare indietro, quindi a prescindere che ci sia un boss o meno, lo ottengo. Strano, di solito si passa al plasma. Cioè, ha ragione, dovrebbe essere l'ultimo. Così d'amblè, davvero? Ah, c'era la trappola. No! Li ho schivati fino adesso, no! Dai, cazzo, queste cattiverie. Porca miseria, sanno che non mi piacciono. Oh, però bella idea, eh. Cacchio, cacchio sei bello. E vai. Ah, ma adesso io posso colpire anche dall'alto. Ah, posso colpire anche normali? Ma io sono più veloce, mi spiace, ma se inizia a darci dentro premendo a raffica non mi batte nessuno. Anzi, ero riconosciuto proprio perché premevo troppo veloce e spaccavo i controller. Non si dovrebbe mai fare, eh? Bravo! Ah. Adesso mi piace di più da affrontare. Te l'ho detto che il salto ti risolve metà gioco.
Vai, vai. Vieni, vieni, vieni. Ti buco, ti buco. Adesso non mi fate più paura, onestamente. Vai. Caccia fuori il potere. Azz. È arrivata la mamma. Onesto, me lo aspettavo. Aspetta, fammi fare la traduzione, più che si chiama. Sono un po' spaventato, eh. Sembrava un po' l'entrata di Quadratus di Shadow of the Colossus. Quindi. Ok, dai. La biologica Shigoth, il supremo predatore di Fendrana. Ah, è proprio il boss dell'area. Quindi una volta preso andiamo via da Fendrana, a livello di logica. Eh sì. Eh sì. E infatti c'era una grande concentrazione qui dei predatori perché c'è lei. Se ne impegna quasi tutti i tipi di raggi. Sulla schiena hanno dei cristalli capaci di assorbire energia che coinvolgono contro le prede. La loro resistenza è limitata. Dopo aver attaccato con soffi dirompenti, sono costretti ad iperventilarsi e ciò li rende vulnerabili nella zona della bocca. La parte inferiore dell'addome è morta. Sì, grazie. È sensibile ad attacchi di tipo esplosivo. Grazie. Nella lotta lanciano raffiche di gas glaciali per far arretrare i nemici. Non è loro vedere caricare, dove sta? Ah già. Beh, è meglio farlo caricare, perché dopo si scarica. Da quello che ho capito, alla fine loro si devono scaricare. Alla fine non è un modo per recuperare vite, è un modo per attaccarmi. No, solo i missili non vengono attivati. Ok. In realtà è già stanchissimo. Perché lo sto facendo colpire continuamente. In realtà è molto stanco perché ogni volta si ferma. Come creatore che comunque si carica proprio da attacco avversario. Vai. Più missili però. Oh cacchio. Sono avvicinato troppo.
Io provo attacco senza mi seguo, scusami un attimo. Missili, missili. Via. Sempre sono troppo pochi però. Aie. L'ho battuto. Yes. Pro player. Bitch. Cazzo, di esaurimento scorte, tutto, non avevo niente. E l'ho battuto. Onesto. Dai, i boss sono veramente semplici da giocare così, eh. Questa razza qui è nuova. Che figo che cambia. Per selezionare il raggio onda USA, con quest'arma puoi aprire le porte viola. Nel mentale sono stati scaricati nuovi dati per accedere allo schermo di mentale prima start. Madonna! Che figo! Perché dovrei poter tornare al raggio energia, scusa? Teoricamente devo usare questo perché è più forte. Però è bello il fatto che sia intercambiabile. Questo mi piace. Però teoricamente è più forte. Raggio onda colpisce con potenti dardi elettrici. Muove per scegliere il raggio onda. Notte di Samus. Con il raggio onda puoi aprire le porte viola. Per mirare ad un nemico con il raggio onda è necessario usare il puntamento automatico. Per il puntamento automatico tieni premuta L. Per la ricarica del raggio onda permette di lanciare un potente attacco elettrico e i nemici colpiti da questi attacchi rimarranno momentaneamente. Beh, teoricamente dovrebbe essere più potente. Però comunque è basato sull'elettricità perché hai affrontato anche un boss di un certo tipo. Figo l'effetto però, eh. Tanta roba. Ok. Piano. E adesso abbiamo sbloccato diverse zone comunque. Adesso andiamo un attimino avanti. E poi basta. Oh, sono tornati gli schifi. Giustamente adesso questa a maggior ragione sono attratti. Però li posso rompere. Questo è ottimo. Questo è ottimo. Giustamente vengono attratti, ma io li rompo. E tra l'altro segue proprio il bersaglio. Quindi io dove posso andare? A riguardo di logica, un posto dove c'era il raggio, la roba viola? No. A Fendrana no. Va bene. Eh sì, li rompo. Perché li sovraccarico di energia. Loro sono pune di energia. Io di conseguenza li sovraccarico. Fantastico. In più segue anche il colpo. Sono diventati leggermente OP. Ma da qui io dove vado però? È questo che non capisco, perché non ho una zona dove devo utilizzare il raggio onda. A meno che non ritorno in, nelle altre parti del pianeta, perché Fendrana è esplorata. No, beh, in realtà lì... Beh, è vero. È vero. Proviamo ad andare là. Facciamo ancora un pezzettino. Sono un attimo curioso. Poi mi dedico ad altro.
Voglio un attimo però provare ad andare di là, perché una zona... Ah, adesso siete anche qui? Ma abbiamo ammazzato il genitore. Vabbè, ciao. No, adesso mi hai fatto arrabbiare, scusa. Io ti volevo lasciar stare, eh. Vedi tu. Che cacchio. Volevo anche lasciarti stare, ma... Questi servono solo questi, ok. Importante saperlo. Molto bello come colpo. L'hanno... Cioè, l'hanno cambiato. Ripeto, io mi baso su Fusion, che Fusion è l'ultimo a livello di storia, quindi non vuol dire niente. Però è completamente diverso. Questi sono proprio dardi elettrici. Mentre il raggio onda era un raggio che attraversava le pareti e i nemici. E permetteva appunto di aprire le porte dall'altro lato. Cioè, i sensori, tipo. Quindi ha usato in maniera differente. Dov'era il portello viola? Me lo sono perso. Quindi è quello qua in alto, ok, perfetto. Ottimo. Però adesso il problema è arrivare qua. Sempre sei qui che devo arrivare, eh. Sempre sei lì che devo arrivare, eh. C'è una parete, un'iscrizione, aspetta. Questo è importante. Poi piuttosto mi fermo. Però questo è importante. Tradotto iscrizione Chozo, mentre il grande veleno continua a divorare il pianeta, la dispersione sta prendendo il sopravvento su noi Chozo. Se è troppo tardi abbiamo deciso di fare un ultimo tentativo, la costruzione di un tempio in grado di contenere questa forza oscura. Al suo interno porremo il Kai, una sorta di energia, serratura su cui fuori... Al massimo siamo capaci, riusciremo a terminarlo in tempo. Sarà in grado di generare l'ondata di morte che continua su inesorabile avanzata. Ah, il pianeta sta morendo, quindi. Ecco, questo è importante da sapere, non lo sapevo. In realtà il pianeta, questo qui, di Chozo, in realtà sta morendo. Quindi loro sono andati via, teoricamente, dal pianeta. Oh, non riesco ad arrivare però al portello. Cacchio. No, non è qui. No, no, ho capito, ho capito. Solo che è sbagliata la parte là. È sbagliata la parte là perché per arrivare in alto... mi sa che per arrivare in alto è l'altro pezzo. Non so, ho capito quale che intende, quello sopra.
qua. Perché aspetta, vediamo un attimo se il giro di qua. Ma mi sa che... no, non lo so. Pensavo si potesse raggiungere di qua. No, perché è un posto elevato. E io non posso raggiungerlo neanche saltando. Perché è qui sopra, no? A me pareva che questo pezzo qui lo si raggiungeva in un certo modo. No, infatti non è collegato da qua. Quella è un'iscrizione annunciante. Ok, vedi? Salta da lì e poi arrivi di là. Che è qui dietro. È ovvio che ci devo arrivare dall'altra parte. Però non so come ci si arriva. Non so come si fa. Proviamo un attimo da qua. Magari c'entra con il pezzo che ho appena visto qui, eh. Vediamo. No. No, perché è tutto chiuso. Però è appunto un posto elevato. Non ho capito. Aha! Invece no. Ah. Aveva senso quello che ho pensato, si raggiunge dall'alto facendo del... Perfetto. Aveva senso allora, dovevo comunque raggiungerlo dall'alto saltellando in qualche modo. Perfetto. Aveva senso. Molto bene, vedi? No, mi ha riportato giù di là. Ho sbagliato io adesso. Ah, un percorso. Ma infatti allora ci avevo ragione. Era il pezzo quello sopraelevato qui. A me sembrava che io sto pezzo qua lo raggiungevo già. Non lo so. Mi sembrava che già sto pezzo qua in qualche modo lo raggiungevo. Però magari era molto simile, non ci ho fatto caso io. Vabbè, però è giusto. Perfetto, quindi devo andare di là. Ipotizzo. Poi se qua è una stanza opzionale, non lo so. Che paura, sti cosi. Ok, un attimo di scatto. Non fa niente, non posso. No. Però ci vuole l'altro potere che però raggiungeremo di là. Ok, lo continuiamo domani, non c'è problema. Vi auguro comunque una buona serata, grazie. Ciao.